Una gioia immensa venire qui, uscire, venire in permesso, andare dove si vuole. È bello, è bello. Sembra casa, sembra una mia casa, c'è tutto, non manca niente. Si è assistiti. Sono molto contento di essere qui, di pranzare insieme a Padre Pippo e con tutti gli altri persone volontarie e anche compagni dell'OPG e spero che ci sarà anche qualche altra occasione di rivederci fuori da queste circostanze, diciamo, che mi trovo, o anche se sono ancora nell'OPG. Il 24 dicembre 1984 diventavo cappellano dell'ospedale psichiatrico giudiziario dopo un'esperienza di prete operaio tra i contadini. Là si è constatata una situazione abbastanza disastrosa dove non era rispettata la dignità delle persone, neppure era un posto dove si veniva curati come si deve. E allora il mio piccolo appartamento è diventato anche casa loro. Col permesso della magistratura sono venuti inizialmente a passare giorni di licenza. Accanto a me mi hanno aiutato degli amici con cui in seguito abbiamo fondato l'associazione che si occupava della problematica dell'ospedale psichiatrico giudiziario. La mattina ci svegliamo, ci facciamo la doccia, poi dobbiamo fare le pulizie giornaliere, ci suddividiamo i compiti nelle svariate faccende, curo il giardino. E a primavera, per iniziare la primavera, facciamo i nuovi ortaggi. L'anno scorso abbiamo piantato i peperoncini, le zucche, il sedano, il basilico e altre cose. Questi sono tutti i prodotti finiti che abbiamo praticamente pitturato, mandato in forno e pronti per la vendita. Sono tutte il faro, abbiamo fari, gnomi, paperelle, tutto realizzato da noi praticamente. Mi trovo bene, dipende da quel posto che sono stato, l'OPG che mi ho fatto 8 anni. È un posto brutto e il mio futuro non lo so neanche io come l'immagino, non riesco a vederlo neanche io, però cerco di passare il tempo, di trascorrere il tempo. È un piccolo segno che vuole dire alle istituzioni che l'ospedale psichiatrico giudiziario si può chiudere e loro possono vivere in seno alla società.